Buonasera a tutti, gente. Siamo qui stasera su Procer Terminus. L'ultima volta ci siamo lasciati con l'inizio del capitolo 3 della campagna. Quindi questa volta lo andremo ad iniziare e anche per me è nuovo perché è la prima volta che cerco di completare tutto il gioco. Quindi vi auguro una buona visione. Your is yours. Ah, giusto, stavo nelle I don't have fogne. any data about the layout of this place. Sorry, I will not be able to guide you down there. Be very cautious. I don't think it's the safest place in the city. I have other people to help. I will have to cut communications for now. Try to go to the river docks and contact me when you're there. Good luck. Good luck. Buono. Allora, se mi sbaglio, qui c'erano i riforni. Ma va. Allora, sì, l'ultima volta già abbiamo fatto i rifornimenti, però che è il gioco me li devi far rifare, quindi vabbè. Vediamo tutto. Tutto quello che riesco a raccogliere è sempre buono. No, questo è vuoto. La torcia. Oh, chiuditi. Questa qui. No, per il resto penso che abbiamo preso tutto a parte la torcia. Ok, un po'. No, devo mettere una batteria. Ok, se non mi sbaglio, la torcia poteva andare pure qui. Sì. E già sentito quel rumore bellissimo. Facciamo che metto questo qui, questo qui. Allora, verifica, ok. Niente, vediamo cosa ci aspetta ora, perché è la prima volta. Io questo qui lo dovevamo portare in multiplayer con un amico. Solo che abbiamo avuto dei problemi e quindi lo devo portare da solo, lo devo portare. Io con gli horror ci vado pure ben d'accordo, quindi gioco. Se scherzavo, mamma mia. Io spero che non ci siano più gli sciami, perché non vedo. Che cosa vuole uscire? Vieni a vedere il recinto chiuso, trova un modo per aprirlo. Quindi devo passare qua. Qui è chiuso. Io mi auguro veramente che non ci siano. Perché qui? Anche lì è chiuso. C'è una luce. Centrale elettrica. Ok, no, devo scendere. Spero di trovarlo. Facciamo che anche questa butto giù. Questa metto qui. Io poi se mi butto giù ci rimango. E ho paura di aver perso gli, no, gli item non li ho persi. Vediamo se c'è qualcosa qui da raccogliere. Oh cavolo, questi insetti stanno dappertutto. Allora. Oh, lo zaino si è buggato?
Bello, si è baccato pure lo zaino. No, ok. Va bene. Allora, mettiamo questo qui. Poi siamo partiti. No, scusa, Andiamo a scegliere. Allora. Chi è? Aspetta, qui trovo un modo per passare il fence. Trovo un modo per passare il fence. Scusa un attimo. No? Serve la corrente. Allora, vediamo. Qui sembra esserci qualcosa. Quindi abbiamo evitato energia. Vediamo un po'. No, finirà bene. Gioco. Cosa è arrivato? Si sta scaricando proprio la pila. Qualcuno ne ha altre 4 dietro. Niente, allora. Questa qui. Qui è chiuso. Chiudo. Per ora sembra andare tutto bene. Oh cavolo! Oh cavolo! Ma non è che dovevano solo abbassare la luce? Oh mamma mia! E muori, sì. Oh mamma mia. Il 47% di vita, dimmi che aumenti pure senza il cibo. Niente, fammi cambiare un attimo la prima. È pure strano perché io non ho puntato la luce attorno a quell'altro. Non pensavo che mi avesse attaccato. Dimmi che c'è qualcosa da mangiare, almeno recupero un po' di vita. Ecco. Un attimo, quando c'ho la vita? 92. No vabbè, la mazza la tengo. Il generatore non penso che mi serva. Non mi indica neanche.
stare su energia. Interruttore principale e sicurezza. Che pezzo che sta? Perché non si alza? Niente? No. Ma in macchina devo ridare energia, devo ridare. La D l'abbiamo vista prima. Se non sbaglio. Allora. Eccola. Ci posso andare in acqua qui? Non so se si muore, ma non mi fa. Ah, ok. Ah, giusto, c'è la corda. Questa non ci serve, vedete. Oh cavolo. E devo fare questo tunnel in salita? Questo con i graffi. È molto rassicurante la cosa. Dimmi che posso correre così faccio prima. Allora, andiamo da qua. Un altro ancora. Ma quanti ce ne sono? Oh, abbiamo trovato. La mia ipotesi era esatta. Questi strani rumori provengono da condotte più profonde. Strani rumori nelle fogne. Ma questi dubbi sono stati chiusi oltre 40 anni fa. Basta attraversare questo dubbi cerca di vedere. Ok. Qui si dà l'energia. Ok. Allora, io scendo direttamente giù, ci si vede giù, è inutile che vi faccio rivedere il percorso di per discendere, ci si perde solo un po' di tempo. A presto. Ok, siamo arrivati, abbiamo ridato energia, quindi ora dovrebbe salire. No. Tubo DF. Ok, come non detto. Vado alla ricerca del tubo F, pensavo non solo quello D. Il tubo F, cioè, è qui, la conduttura F. Quindi C, P, E, F. Quindi è qui che dovrei trovare, teoricamente, l'altro interruttore. C, P, E, F. No! Ok, mi sono trovato di nuovo giù. Ok, devo andare qui. Facciamo che prendo la torcia. Non si vede niente. Voilà. Questo è quello là, FF. No, non si può neanche correre all'interno dei tubi. Oh, finalmente, con il tubo. Mannaggia, mi serve sì. Allora. Buono. I tubi... No. Sì. Attiamo il direttore F. Ok, chiuso questo qui. Allora, il D l'abbiamo attivato, l'F sta qui. Ora possiamo ritornare giù. Ci si vede giù, ci si vede. Stavolta penso di averli attivati tutti. Ah, oh, finalmente è verde. Sì, ma ora...
Andiamo a vedere un po' che è successo. Vedo un aspe. L'arma scivola. Qua chiuse. Praticamente ora dovremo tornare, se ho visto bene, a quel cancello che all'inizio ci diceva di trovare un metodo per aprirlo. Vai. Pronto? Quello c'era un cancello all'inizio, che noi non potevamo andare. Ci dovrebbe stare un ragazzo con un cellulare in mano. Allora, no, questo è l'inizio proprio. No, infatti dovremmo uscire da questo lato qui. Questa è la porta dove devo uscire. Mannaggia queste sbarre. Togli queste sbarre. Allora, vediamo se ci riesco ad arrivare. Il porto sul fiume. Qui dove stava il cancello prima, eccolo. A questo è servita prima la missione della centrale elettrica, il pallanzare. Niente. Stavamo vedendo c'è una minaccia mortale, abbiamo chiuso il centro principale e spero che non ci siete. Non si riesce a contarsi, sì. Ma spero che il governo di uscire nella centrale Boulevard. Uscire nella centrale Boulevard. Con un 20% di vita. Faccio a mi salvare? Vediamo la prossima puntata, non sto scherzando, vediamo la prossima. Ok. Vabbè, si blocca, non può attaccarmi. Allora, vado alla trova. Non può scendere. Momento. Aspetta, uscire qui. Canzoncina che sta facendo bella bella. Sembra che sia ancora in fase d'attacco. Cioè non in fase d'attacco, vedi, scusate. Anche questo mi siete alla caccia. Ma qua però si continua a scendere, vediamo un po'. Speriamo che non vieni pure qua perché sta facendo già rumore camminando. C'è una scaletta qui. Aspetta un attimo, se no mi trovo qua a vedere. Ok. Aspetta un attimo. Non battere quasi strada.
Lo sento, lo sento. Non dico la cieca, non posso andare da nessuna parte qui. What? Dove sto qui? In questo tunnel non penso che possa entrare. Fino a batteria, aspetta. Questa è chiusa. Qui c'è uno stanzino, questa è chiusa. E forza di qua. C'è un flame. Vediamo che dice sto quaderno. Qualcosa di strano e rumore proveniente dal sottoterra. Il direttore. Dove porta queste scale? Non sono messa lì. Non penso che possa niente. Passare pure di qua. Se passa qui mi butto giù. Chiuso. Oh cavolo. No. Sì, sì. Niente, allora questo non mi può attaccare perché qui non può scendere. Non può passare questo secondo qui, meno male che almeno c'è un luogo dove gente, facciamo una cosa, altrimenti per esempio è troppo complicato uscire da qui. Ci vediamo direttamente all'uscita. Abbiamo trovato l'uscita. Abbiamo trovato. Vai, non ci inseguo neanche. Vai, ce l'abbiamo fatta. Ok, dove mi trovo ora? Per fare il capitolo giù dalle fogne ci ho perso un bel po' di tempo, perché non riuscivo ad orientarmi bene all'interno delle fogne. Ora dove vado? Qui? The signal is excellent. You must be very close to us. Try to find our ship. We'll discuss there. You must be at least as confused as we are. Sarà confuso almeno quanto me.
Quindi non vengo attaccato? No, non mi dite fuori ancora. Non c'è neanche. Provo ad andare di qua perché cioè, non ho niente. Non ho una torcia. Perché sento la chitarra? Che è successo? Oh, sono uscito fuori! Gioco! Gioco, io voglio uscire fuori da ste fogne! Mi ho mangiato di questa stazione. Ma forse non arrivo? Che dici, la faccio? Ma cosa fai? Com'è un cazzo? Perché stai nascosto? La nave sta lì. Finalmente. Non si poteva più perché sono morto pure un paio di volte lì sotto. Vai là! Come non c'è? È la maniglia! No, non mi devo andare a trovare pure la maniglia. Per me è importante, non mi devo attaccare qui, c'è il problema. Togliamo lì. Oh no, ma cosa mi è successo? Cioè tutto va per di quello sciame? Quella morte si può mettere che esce dalle pugne. Siamo arrivati finalmente. E questo è il tipo che mi parlava? You. I'm relieved you made it. Welcome on the Perseverance. This is the ship of my uncle. We were lucky enough to survive the first hour, so we decided to use the Perseverance as a rescue ship and some kind of refugee shelter for now. The things, the clouds. C'è una maglietta con scritto ESC. Oh no, c'è troppa gente. Mica che malata è quella. Bella nave comunque. Permetti? Alright. As you've seen, this is a mess. I have some info here and there, through radio, but nothing very eye-opening for now. From what I know, the military has a camp at Notre Dame. They seem to have much more info than we have, so we really need to reach them. They must have some kind of signal encryption. I can't contact them with the radio. A friend of mine, Thomas, is on his way to join us. He has several jet skis since some bridges have collapsed. It's the only way to go to Notre Dame. No. Posto? Did you saw that as well? Oh God! What the hell? You will go to Notre Dame with Thomas. The army must
have some kind of plan. Che cosa? Fate camminare così. Until then, let's get some rest. You can use the sleeping bags here. I wake you up when Tomas is here with his jets. La mappa mostra la posizione del campo a Notre Dame. Cosa c'è? Allora, cos'è la Dark Zone? Allora, sdraiati per fare un bisolino, devi essere in forma per la... Ok. E se la beve non bevevo neanche allora. Ma sdraiati non è che mi devo sdraiare, devo andare in realtà. Alright, you ready? Ok, bastava piegare. Perfect. Ui. Notre Dame is right ahead. D'acqua. You just have to follow the river. Come si guida? Let's hope we don't get spotted on, but nothing blocks the way. The jet skis are pretty easy to drive. Press the start button to turn the engine on. Grab the handlebars to steer and turn the right wrist to accelerate. Start. If you feel dizzy, it's okay. But not to worry, you just ride on things. Just press the auto button on the right side. I think that's all. Let's go to Notre Dame. Quick. This place is giving me the creeps. No, perché mi mettono questa cosa che copre tutto? Non c'è tempo per me. Oh, ma... C'è già un miracolo che riesco a guidare questa cosa. It's blocked! Get on that boat! Try to see if you can move it out of the way. No. I'll wait with the jet skis, down there. Aspetta, you never know. Good luck, and stay safe, of course. Ma dove? Ah, tu aspetti lassù, io che devo andare. Niente, io mi fermo qui su questa nave da crociera, tanto Thomas mi ci ha accompagnato, qui devo fare tutto io, e lui sta lì ad aspettare, come al solito, neanche danno una mano a questo NPC. Spero che vi sia piaciuta questa puntata, ci si vede la prossima volta, pensavo di finirla in questa puntata qui, invece no, questo è il capitolo numero 5, dopo questo ci sarebbe l'ultimo, quel 6, e quindi è lì che si dovrebbe concludere tutto. Ho provato un po' a fare la nave da crociera, ma non vi voglio fare spoiler. Ci si vede alla prossima. Buona serata a tutti.